tutti, oggi qui da Pepita Ramone parliamo di uno dei miei argomenti preferiti, ovvero di Buffy the Vampire Slayer. Momento di entusiasmo, scusa. Ok, quindi siamo pronti per parlare di Buffy in 3 minuti a partire da ora. Allora, Buffy la conosciamo tutti, è una serie TV degli anni 90, 7 stagioni in TV, poi è iniziata una stagione, sono iniziate delle stagioni a fumetti fichissime. Splendide. E che avrebbero dovuto continuare, invece a un certo punto hanno detto no, facciamo un reboot! Una merda. Sì, non si capisce perché, nel senso per me potevano benissimo andare avanti per tutta la vita, raccontarmi anche della Buffy vecchia. Esatto. Cioè, invece hanno deciso di fare questo reboot. Probabilmente l'avranno fatto per avvicinare le nuove generazioni, perché della Buffy vecchia ora ha visto nuove generazioni. Assolutamente. Comunque sì, sicuramente sì. Buffy vecchia l'abbiamo visto tutti, credo. Sì, no, se qualcuno non l'ha visto, guardatelo. Guardate Buffy. Invece per le nuove generazioni, quindi hanno sì, deciso di fare questo reboot, che poi fondamentalmente è sempre lo stesso concetto, quindi è Buffy l'unica sola cacciatrice che ammazza i vampiri, però in un liceo moderno in cui hanno tutte le varie cose della vita moderna, i cellulari, le app, le chat, queste robe qua. Il problema è che facendo un reboot l'hanno fatto pensato a gente che comunque ha già visto Buffy, perché hanno ripreso tutti gli stessi personaggi, hanno condensato nel primo arco narrativo tutta una serie di avvenimenti che succedevano in 3, 4, 5 stagioni e quindi sembrano un po' cagate lì e poi soprattutto appunto, vabbè, noi conosciamo già Buffy, quindi leggo il fumetto, ok, anche se di Buffy mi dici poche cose, in realtà io so già tutto di lei perché la adoro e quindi non è un problema. Però mi immagino invece uno che la legge per la prima volta, incontra per la prima volta il personaggio, obiettivamente nel primo numero di questo reboot Buffy è tipo... neanche un comprimario, cioè proprio tipo è in un angolo, quasi non ne parlano, cioè ma presentami la protagonista. E non solo, i comprimari gli danno molto più spazio e lo fanno male, cioè Xander, che nella stagione originale partiva come l'idiota, il ragazzo stupido, e poi comunque cresce perché non diventa un eroe così. Tipo ma eroe, dimmi cosa pensavi. Ma lo gestiscono malissimo, diretto tengo zero. Ma non dovevi dirlo tanto per cominciare, perché questo era uno spoiler gigante, non avete sentito niente. Comunque. No, ma più che altro secondo me il punto è che non dovevano parlare di Xander. Cioè, ma chi se ne frega di Xander? Xander è un personaggio della Madonna. Cioè, il rapporto tra Xander e Willow è completamente bruciato. Ah, perché Willow è un personaggio fichissimo e qua in effetti è bruciato perché non le fai fare tutta quella bellissima crescita, evoluzione, da sfigata, nerdina, a super strega della Madonna. Xander invece è un personaggio completamente inutile. Ma non è vero! Sì. No! Dai, fa cagare! Picchia! Quando poi ha anche la benda sull'occhio diventa un figo della Madonna! Top! Perché a parte che i figli della Madonna c'è pieno in Buffy, Xander è proprio il peggio sfigato. Ma perché è il personaggio comico! Non è neanche è così comico! Allora, se ci fai le battute migliori sono sempre di Buffy e di Willow. Sempre! Ma quelle più argute, un po' brillanti. Assolutamente vero. Sì. Vabbè, comunque siamo tutti d'accordo che questo fumetto non sta da fare. L'animale di Xander va a fare. Xander è orrendo.